Bella per me che ho iniziato a correre, ho iniziato a piovere. Poi iniziamo questo video. Belli ragazzi, non so che problemi ho, però volevo iniziare il video così. Ragazzi, il bambino è scappato dalla cantina, potete sentire che sta cantando Auto Blu. Ora andiamo a caccia di bambini, guarda, guarda, guarda. Ok, ora lo prendo. Eh sì, ho tirato un arco da un bambino. Ragazzi, scusatemi, sono un po' strano. Però parliamo di cose serie. Un botto di persone stanno pensando solamente a questo. Alla fidanzata di Valerio Mazzei. Quindi insieme faremo una bella avventura per capire chi è la vera fidanzata di Valerio Mazzei. Ok ragazzi, scusate se mi... se faccio schifo, ma stavo correndo. E allora parliamo di questa cosa di Valerio Mazzei, che si è, diciamo, fidanzato. Non so manco se si è fidanzato. Quindi questo, boh, ragazzi, scrivete nei commenti che secondo voi si è fidanzato o no. E tutto questo, mamma mia che capelli di merda. E tutto questo è iniziato con la storia di Anna Ciati. Io manco so con chi sta Valerio, ma poteva essere semplicemente un'amica, poi che ne sappiamo noi. Poi hanno visto il letto magico e il calzino più famoso di tutta TikTok. Basta poco per sentirsi meglio, a me basti solamente tu, ah, sono un altro con il chiasso dentro, se ti vedo non lo sento più. Io ti parlo con il cuore in mano, voglio per rinascere di nuovo. E dopo un po' di ricerca ho trovato la ragazza. Però per motivi di privacy non ve la posso far vedere. Quindi vi faccio solamente vedere la mia reazione quando l'ho vista per la prima volta. Mazza che fregna. Allora ora faccio una bella passeggiata e vi dico cosa ne penso. Secondo me non dovete rompere le palle a Valerio, perché boh, se vuole essere felice, fatelo essere felice. Cioè se lui ha trovato la ragazza che gli piace, che di sicuro non lo so, se non è certo ragazzi, forse non l'ha trovata, forse ci stiamo tutti facendo pippe mentali gigantesche. Però ragazzi, ovviamente non rompetegli i coglioni, perché diciamo la cosa più brutta di questo fantastico mondo, perché io lo adoro, cioè fare l'influencer è la cosa più bella, è che stai messo su un piedistallo e quindi qualunque cosa fai o può essere criticata o può essere amata. E normalmente i fidanzamenti sono criticati tantissimo, specialmente quando sei già stato fidanzato con un'altra influencer. Quindi ragazzi, o fatelo per lui o fatelo per me. Non rompete le palle. Vi adoro, un bacione. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video, per favore lasciate like, iscrivetevi per guardare altri video così e commentate cosa ne pensate di tutta la faccenda, perché io sono troppo interessato ragazzi. Lascerò cuoricini a tutti e risponderò ad alcuni. Ok ragazzi, mentre sto cucinando mi metterò a giocare su questa applicazione che è assurda raga, non potete capire, veramente mi fa troppo ridere, cioè è divertentissimo, quindi ora ci gioco. Allora ragazzi, a cosa giocheremo? Ritmo! Bella ragazzi, allora Drake Mall ha deciso di sponsorizzare questo bellissimo, grandissimo video. E raga, veramente non so perché, cioè i miei video sono terribili. Però fatemi sapere voi se sono terribili o no nei commenti. Se lo fate vi adoro, veramente vi do un bacio. E quindi ragazzi, mettiamoci subito su Drake Mall, che vi devo insegnare come usarlo. Belli ragazzi, allora come vedete c'è il mio piatto di pasta disgustoso che è distrutto. Sei con Davide? Bella raga. Brava! Come cazzo funziona? Bro, sei pronto? Let's go! Ah bro, allora spalichiamo sto sito. Allora, questo è come funziona, diciamo, il sito. Allora, metti i tuoi soldi, io ho 500 euro perché sono un riccone. Paghi, tipo ora 9 euro per vincere uno di questi telefoni che sono una figata. Sono proprio i telefoni dei telefoni dei telefoni di Cristo. Dei telefoni però. Dei telefoni, cioè Cristo dei telefoni. Ho aperto adesso, ho pagato 8 euro, 9 euro, cioè 8,99 euro. Ma che? Ma cos'è? Ah raga, mi sono cagato. Ma cos'è? Vai, vai sulle console. Sulle console. C'era Nintendo prima, Nintendo Switch, Nintendo, ecco quella. Nintendo Box. Ah raga, io voglio una Nintendo Switch. Devo prendere la Nintendo Switch. Se non prendo la Nintendo Switch, piango raga. Pensa se vinci un gioco senza Nintendo Switch. Senza Nintendo, solo il gioco ti danno. Ti prego, ti prego. No, no, oh! Dai, telecomando. Ah, il caricatore di Nintendo Switch. Ci stiamo vicini. Parte 1, presto parte 1. Però lo vendo. Ah. Ho vinto. Ho pagato 7 euro, ho venduto di 12. Raga, ci guadagniamo. Mi gaspicci, Cosa? Tu, bro, che cazzo stai? No, no, è vero, bro, non è finto. Se va sta merda di ventilatore. Oh,
Ah, raga, come avete visto, guardate, sono tutti il re della scatola qua. Quindi, commentate qua sotto chi pensate il re della scatola. Ovviamente sono io. Raga, come avete visto, abbiamo vinto una televisione. Quindi, raga, andate subito su Drakeman, perché ora me la faccio consegnare. Ora me la faccio consegnare, perché è veramente assurda, raga. Grazie mille, Drakeman.